Buonasera, grazie. Ma vorrei mi veniva in mente una cosa sentendo gli straordinari interventi che mi ha preceduto. E se ne parla la tua domanda. Ci sono due piani. C'è un piano giudiziario, è il piano di cui si occupano bene polizia, carabinieri, guardia di finanza, i magistrati. Il piano giudiziario richiede che per intervenire contro la 'ndrangheta, mafia, ma per intervenire contro qualsiasi tipo di reato si arrivi alle condanne dei responsabili al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero richiede che ci siano delle prove, che siano delle prove molto forti, e al termine di un processo le persone condannate eventualmente vanno a scontare la loro pena in prigione. Ed è giusto che sia così, perché io sono un garantista e penso tuttora che sia meglio avere 10 colpevoli fuori che un innocente in galera. Poi però c'è anche un altro piano, che è il piano della politica e il piano della società civile. Noi dobbiamo intervenire facendo dei ragionamenti probabilmente diversi. Dobbiamo cercare di selezionare le nostre classi dirigenti, per classi dirigenti intendo gli amministratori pubblici, ma anche i rappresentanti di vertice della nostra società, i grandi finanzieri, si siedono nei consigli di amministrazione delle importanti aziende, su dei principi diversi che sono principi probabilmente che io definisco di normale buon senso. Ora, lui ci raccontavano prima come in comune, anche a Milano, si sia preoccupati di seguito a pubblicazione di una serie di articoli da parte del Corriere della Sera e della Stampa, delle possibili infiltrazioni della 'ndrangheta e delle altre organizzazioni criminali negli appalti delle scuole. Giusto, e ci si preoccupa. Però mi chiedo, cosa può fare la politica e la società civile in attesa che noi scopriamo o veniamo a sapere un giorno chi sono i colpevoli di queste infiltrazioni? Beh, può fare delle altre cose. Per esempio, 3 anni fa la polizia aveva in corso un'importante indagine su un gruppo di 'ndranghetisti di famiglie molto importanti, Morabito, che trafficavano cocaina anche tramite l'ortografia di Milano. A un certo punto, i protagonisti di questo traffico vengono pedinati e seguiti dalla polizia. Una sera del 2005 la polizia si accorge che Salvatore Morabito e i suoi amici, presunti 'ndranghetisti, andavano tutti a cena, si erano dati tutti a cena appuntamento con un ragazzo, figlio di un parlamentare, il quale era candidato e poi è stato eletto alle regionali. Questo ragazzo si chiama Alessandro Colucci, è figlio di Francesco Colucci, un politico a suo tempo finito sotto inchiesta durante Mani Pulite per voto di scambio, e poi Oh, assolto. sangue non mente. C'è una cena tra loro, è una cena verosimilmente delle intercettazioni di tipo elettorale, perché di questo poi parlano gli 'ndranghetisti che dopo diranno che a questo punto hanno un amico in regione e che tramite questo amico sperano di ottenere una serie di affari, la speranza, non è detto che l'abbiano fatto, una serie di affari nel sud Italia. Quando la notizia viene fuori per la prima volta, solo accennata sui giornali, Alessandro Colucci dice: no, non è vero. Dopodiché io ci lavoro, scopro dei documenti regolarmente depositati che se passerà la vergognosa legge che è in approvazione in Parlamento non potremo più pubblicare, e scopro che in realtà Alessandro Colucci mentiva, lui aveva appuntamento con queste persone, quella era una cena. Ora, Alessandro Colucci non ha commesso nessun reato. Andare a pranzo o cena con un boss non è reato. È reato se io con quel boss pianifico degli altri reati. Se mi organizzo per truccare gli appalti, se mi organizzo per trafficare droga, se mi organizzo per truccare il voto. Dagli elementi che avevo in mano, raccolto la polizia, tutto questo non era semplicemente il semplice dato della cena elettorale.
dell'altra, che non vanno abitualmente o che non organizzano. Oh, non organizzano cene elettorali insieme a boss della Ndrangheta. È qua che deve scattare allora il principio della società civile e della politica. Colucci non ha commesso nessun reato, ma perché all'interno del suo partito, e dico di più, all'interno del Consiglio regionale, non ci si pone questo problema. Non si comincia a dire no, quelli che vanno a cena e organizzano cena elettorale con i boss, noi non li vogliamo. Questo indipendente dal fatto che sia stato commesso un reato o meno, perché questa è la spia di un pericolo. Perché ragazzi, dobbiamo dircelo chiaramente, la mafia si ha rapporti con la politica e con le istituzioni, altrimenti è semplicemente gangsterismo. Ma il motivo per cui mafia e 'ndrangheta, camorra esistono da più di 200 anni, abbiamo organizzato le commissioni antimafia e non siamo riusciti a sconfiggerle, anzi per certi versi il verso della 'ndrangheta, la 'ndrangheta è più forte di prima, è proprio dovuto a questo tipo di rapporti. Perché? Perché è vero che la 'ndrangheta fa particolarmente i soldi, come ci dicevano prima, con il traffico di cocaina. Ma è anche vero che l'interesse principale delle organizzazioni criminali non è tanto il traffico di cocaina. I soldi veri, se si vanno a fare i conti, si fanno poi con il controllo degli appalti pubblici. Per questo, per appalti pubblici, intendo le costruzioni, ma intendo anche il maggiore capitolo di spesa che è nelle nostre regioni attualmente. Cosa spendono le nostre regioni? Le nostre regioni spendono per la sanità. Se tu vai in Calabria o se tu vai in Sicilia, ti rendi conto che dietro molte delle cliniche